Quando questo è mio figlio, quando è morto mio marito, che lui era piccolo. Questo è il piazzale della parrocchia Santa Caterina d'Alessandria. Ieri qua erano in 500 a manifestare per Don Giulio, una comunità che sta dalla parte del suo parroco, tant'è che è stato esposto anche uno striscione: La libertà sta con Don Giulio. L'effetto di vedere tutte quelle persone mi ha emozionato tantissimo. Mi avevano anticipato che sarebbero stati in tanti, però vederli è stata un'altra cosa. C'era una presenza intergenerazionale, cioè dai bambini a adulti, a anziani, questo è come ha fatto ancora più piacere. C'è stato spazio per qualche lacrima nella festa? Poi da parte mia sì, tanto sì, sicuramente. Non so se sono fragile io, ma sì. Stiamo dalla parte di Don Giulio perché Don Giulio è una persona splendida. Don Giulio ha avvicinato tutti i ragazzi alla chiesa e poi ha sempre una parola buona per tutti. È una persona che se sa che qualcuno è in difficoltà è sempre pronta ad aiutarle e la va anche a cercare. Lui mi ha sempre aiutato, anche dopo che ho perso un padre, lui mi è stato molto vicino, mi ha sempre aiutato e ha aiutato tanti altri giovani di Bonassola, aiutando molte persone e cercando sempre di tirare fuori il meglio delle persone. Non c'è mai stato questo legame tra tutti. E da quando è arrivato lui si può dire che ha riunito tutti. Vederlo con i bambini, già quella è una gioia, vedere i bambini che lo abbracciano, che ha un buon rapporto con la gente del paese. Grandi speranze per una revoca della sospensione, però paiono non esserci. Il vescovo non credo che possa tornare indietro rispetto alla sua decisione, anche perché la decisione presa dal vescovo è una decisione che da parte sua doverosa. Anche tra gli abitanti del paese Ligure però non manca qualche voce dissonante. Lui ha fatto benissimo e ha delle idee giuste, però se uno si schiera da una parte deve seguire le regole che ci sono. Se io gioco in una squadra non è che posso dire no, io voglio fare il portiere invece che l'attaccante perché è giusto così.